Dopo la frenata dei vaccini nei giorni festivi per la Pasqua, stamattina ha ripreso la campagna di vaccinazione nel nord Sardegna. La OU ha proceduto alle vaccinazioni degli studenti e delle studentesse di medicina dell'Università di Sassari, del primo, secondo e terzo anno nelle cliniche di San Pietro. Bisogna andare in ospedale, molti fanno anche già i tirocini e quindi è importante che siano sicuri per i pazienti e per i medici, quindi lo trovo una cosa fondamentale. In realtà no, perché per adesso noi del secondo anno non dobbiamo ancora fare nessuna tipo di esperienza di tirocinio, però penso che sia in maniera preventiva per l'anno prossimo, così che quando dovremmo effettivamente andare a fare tirocinio non ci saranno problemi di giurisdizione, diciamo, quindi saremo tutti pronti per provare questo percorso. Con una comunicazione arrivata venerdì dalla referente Covid di Ateneo, che ha contattato tutti gli interessati nelle corrispondenti poste elettroniche, gli studenti, previa conferma, si sono recati al centro vaccinazioni per la prima inoculazione del vaccino AstraZeneca. Per i futuri medici, un privilegio che non è ancora previsto per i loro coetanei di altre facoltà. Tranquilla, perché comunque tutte le direttive sono positive, gli studi dicono che non c'è il problema, ovviamente i problemi che ci sono stati relativamente pazienti specifici con altre patologie pregresse, ma questo è assolutamente sicuro, bisogna affidarsi alle direttive che ci danno. È giusto così che si parta da noi, proprio perché andiamo nell'ospedale, se no mettiamo a rischio altre persone, quindi è giusto questo. Però sì, è privilegiata assolutamente. E siamo molto contenti che l'Università di Sassari ci stia dando questa opportunità. All'inizio non eravamo tanto fiduciosi, invece siamo rimasti colpiti positivamente. La campagna di vaccinazione per gli studenti di medicina proseguirà nella giornata di domani e di giovedì.